sembra chiaramente una misura politica a fronte di un testimone di giustizia ritenuto attendibile da diverse procure italiane che ha detto cose gravi sui rapporti tra mafia e potere politico, e quella di oggi sembra una vendetta. La manovra serve, la manovra è modificabile. Il punto è che questa è una manovra che mette come le mani nelle tasche degli italiani e sempre gli stessi, dipendenti e pensionati. Ora che lo dice anche il centrodestra con Formigoni, vogliamo vedere per primo cosa farà il governo. Dopo il Dipartimento di Giustizia americano, anche l'Europa ci dice che quel testo è un pericolo per la sicurezza del Paese e per la libertà di stampa. Noi lo diciamo da mesi e in Parlamento, anche alla Camera, staremo sulle barricate perché qui è in gioco una fetta importante ma significativa della nostra libertà e democrazia. Per quanto riguarda i tempi, Donadi, prima la manovra e poi le intercettazioni, ma quando secondo voi il testo dovrebbe approdare in aula? Forse per noi nel 1994. Questo testo sulle intercettazioni è una sciagura per il Paese. Credo che la criminalità abbia casse di champagne già pronte da stappare per il giorno in cui verrà approvato, quindi lo sappiano tutti gli italiani, quel giorno sarà lutto nazionale.